ci troviamo di fronte alla Domus de Janus Aquas Dolus, una Domus de Janus che per associazione tipologica e cronologica è possibile datare al Neolitico recente, cioè al 3004 e 2007 a.C. Perché dico per associazione tipologica e cronologica? Perché purtroppo in questa Domus de Janus non sono mai stati fatti degli scavi e quindi è possibile datare la Domus solo in base alle datazioni delle altre strutture funerarie similari a questa. Come la vediamo? La vediamo molto semplice nella sua appunto struttura architettonica. Ha un'anticamera da cui si accede alla camera vera e propria. Entrambe le aperture, cioè quella di ingresso vero e proprio e poi quella che porta alla camera principale, hanno un'altezza di 90 cm. Il nome Sacqua Eis Dolus deriva da un'antica credenza popolare che vuole la sua acqua lenitrice dei dolori. Infatti la traduzione del nome in sardo vuol dire proprio l'acqua dei dolori o l'acqua che lenisce i dolori. E si riteneva appunto in antichità che chi venisse qua con un particolare problema fisico e toccasse l'acqua presente all'interno della Domus de Janus ne ricevesse appunto dei benefici. Ovviamente oggi noi sappiamo che quest'acqua, diciamo, scientificamente non ha nessun potere di guarigione, ma deriva semplicemente da una sorgente sotterranea che porta appunto a ristagnare dentro le camere quest'acqua che poi, diciamo, nei periodi di pioggia frequente defluisce attraverso questo canale che è stato necessario costruire nel corso degli anni. Un'altra leggenda è legata invece alla figura di San Pietro. Pare infatti che durante i primi, diciamo, periodi del cristianesimo San Pietro si sia rifugiato in questa Domus de Janus durante una notte di forte pioggia e si racconta che abbia pregato talmente tanto durante la notte da aver lasciato nella roccia impresse le sue impronte delle ginocchia. Ovviamente questo è un fatto che solo la fede può portare a credere oppure meno. Se uno, diciamo, non ha fede, si può non credere che San Pietro sia stato qua, ma questo ovviamente rimane un fattore relativo alla fede, quindi si può credere al fatto che San Pietro sia venuto effettivamente qua a pregare e a rifugiarsi durante la notte, oppure se uno non ha fede può tranquillamente non crederci e pensare che lui non sia mai venuto qua.